Comincia male la stagione dei Soccer Rangers, noi che siamo abituati a vederli vincere, oggi è una sconfitta. Una macchia nella lunga storia, la grande storia dei Soccer Rangers. Il torneo, faccio i nomi degli infortunati stasera. Mirko Ales, Fabio Di Giorgi, Daniele Cicero, che è quasi sempre stato secondo capocannoniere in tutti i tornei. Angelo Meli, aveva chiesto articolo 11 per essere in 5. Quindi contro 7 non ce l'abbiamo fatta a reggere la distanza, alla fine abbiamo perso. Anche un po' fortunati all'inizio, abbiamo preso due pali sullo 0-0. Ma non era in vantaggio, magari la partita un pochettino ne vincerà. Ma non è così, puntiamo comunque sempre a entrare nei playoff e poi fare il torneo. Quindi bisogna ancora aspettare i veri Soccer Rangers. Sì, senza dubbio. Oggi se eravamo titolari, secondo me avremmo vinto. Bello che gli Hammers, tanto di cappello, hanno fatto anche la loro buona partita. Sì, ma anche c'è un, mi pare, Gian Bruno che è un bel sinistro. Non la conoscevamo, quindi all'inizio si spostava, tirava, la metteva dentro. E niente, è andata così, è la prima, il campionato è lungo. L'obiettivo stagionale dei Soccer Rangers? Dipende dall'estino medico. Vincere il torneo, il campionato, okay. Il torneo, come si chiama questo? Apertura, questo è il torneo d'apertura. No, cioè il campionato, la classifica. Ah, il girone, volete vincere il girone? No, il girone no, le fasi finali. Fasi finali. Fasi finali, che Daniele Cicero prima di due o tre partite non rientra, è stato male al ginocchio per 4 mesi. C'è da dire che facciamo pure il Ramadan, quindi eravamo un po' lucidi. Arrivederci. Vabbè. L'ho fatto la Confederation Cup, abbiamo iniziato la preparazione dopo, quindi... Chi te lo sta chiedendo, lui ha giocato, e questo è uno dei motivi anche. Qualche altra scusa possiamo inventarla. Comunque, sì, spero comunque che i Soccer Rangers tornino al completo più presto. Sì. Dalla prossima rientrano a mia squadra, è Fabio Di Giorgi, e speriamo di vincere. Migliore in campo? Migliore in campo. La nostra squadra, dalla partita. Di voi. Ma non sappiamo nessuno, siamo severi. Sì, siamo severi. Niente, è andata così. Ok. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima allora. Ciao. Esordio col botto per gli Hammers, 9-4 contro i Soccer Rangers, una neopromossa. Oddio, neopromossa, intanto una bella sorpresa siete finora. Capitano. Una bella partita è stata, l'abbiamo dominato a mio avviso. Anche loro non erano male, però secondo me siamo stati molto più bravi, eravamo in partita tutti, cominciare dal portiere, passando per i nuovi acquisti, veramente molto compagno bravo. E Pio Pano. Compagno, alla grande tutti, anche Riccardo, tutti, Bartolone. Abbiamo un portiere. Quindi inizio positivo. Abbiamo un portiere almeno all'apparenza. Perché è come la maglietta. Inizio positivo, l'obiettivo stagione degli Hammers è qual è? Se non ci riusciamo pazienza, non abbiamo obiettivi. Non è facile, eh? Certo, mi rendo conto, però. Piero gioca quest'anno. Piero lo affronterete alla seconda giornata. Ecco i Bab. Allora l'obiettivo secondo te. No, una bella partita, veramente. Siamo contenti. Perché manca il campo della vittoria, anche la giocata. Ma è vero, manca abbassato. L'ho visto abbassare. Io non vorrei abbassarlo. La squadra ha sentito la ogni settimana matrimonio. Ogni settimana matrimonio. Ho capito. Il battesimo, vogliamo. Ho capito. L'articolo 11, ah, bene. Perché siamo dei signori. Perché siamo dei signori. Bene, meglio così. Cioè, meglio. Gerro compagno non parla però. Che devo dire? La squadra. Parla coi gol lui. La squadra va. Abbiamo giocato molto bene, nonostante io non provo dalla difesa, solo che come pensare non è nostro. Siamo riusciti comunque a vincere, anche se prima del torneo abbiamo fatto solo una partita con gli altri. Non ho mai giocato insieme. Nonostante tutto ci siamo trovati abbastanza bene, all'inizio un po' di confusione, ma è normale. Questo è solo l'inizio. Poi ci siamo ripresi. Saremo la sorpresa. Sicuramente come squadra eravamo molto più compatti rispetto a loro. Ho capito, va bene ragazzi, complimenti, ci vediamo. Ci vediamo. Questo lo possiamo dire. Va bene, ok. Alla prossima ragazzi, ciao.